Buongiorno, eccoci signore e signori, oggi vediamo di applicare i primi concetti che abbiamo visto sulla programmazione. Abbiamo fatto la teoria la volta scorsa, abbiamo visto di fatto come la programmazione coincida poi con quella che è la risoluzione dei problemi. Per affrontare il discorso, quindi per affrontare il mondo della programmazione, direi oggi di munirci di un utile strumento. Si chiama Flogoritm. È un compilatore. Compilatore significa semplicemente che un programma compilatore è un programma che semplicemente trasforma il nostro pensiero, quello che noi vogliamo fare con la programmazione, quindi dire al computer di svolgere delle operazioni, e lo trasforma in codice binario. Quindi il fatto che il computer utilizzi, abbiamo detto, codice binario decimale, binario non decimale, bensì decimale, usiamo digitale, quindi un codice binario digitale. È un linguaggio questo lontano dalle nostre conoscenze, quindi un linguaggio che per noi è di difficile comprensione, essendo poi formato solo da una sequenza di 0 e di 1. Quindi ci sono questi utili strumenti, come ad esempio Flogoritm, che ci consentono appunto in un modo molto intuitivo e semplice di effettuare la programmazione. Quindi utilizzando un diagramma a blocchi, e questo diagramma a blocchi poi, nel momento in cui andiamo a compilare il programma, verrà trasformato appunto in un eseguibile che il computer potrà di fatto eseguire. Bene, quindi come primo passo direi di vedere, lo vedrò abbastanza superficialmente, perché è semplice, e poi eventualmente se c'è qualche difficoltà lo possiamo vedere anche insieme. Comunque sulla rete ci sono già dei tutorial che spiegano come scaricare Flogoritm. Quindi andiamo sicuramente a digitare sulla barra del browser Flogoritm con l'H, vedete? E andiamo a trovare l'algoritmo, vedete qui, questo sito dove appunto possiamo scaricare, download il programma. Quindi entriamo direttamente in download, c'è anche il manuale in italiano, eventualmente poi si può anche leggere, qui possiamo anche passare all'italiano. È impossibile tradurre, come ho detto, e qui vedete il download. Quindi io farei così: partirei dal primo, poi se proprio non funziona, dovrebbero funzionare tutti i download per Windows. Quindi partite dal primo, se non funziona, passate al secondo, poi al terzo, ma secondo me funziona già dal primo. Comunque fate il download, va bene? Questa è la versione invece per Macintosh e Linux, nel caso abbiate questo tipo di sistema operativo. Bene, a questo punto direi come primo passo di vedere, beh, anzitutto vedere com'è. Questa è la schermata, vedete, molto semplice del programma. Quindi come primo passo direi possiamo fare un programma cosiddetto Salve Mondo, che è sempre il primo programma che si scrive quando si comincia con un nuovo linguaggio di programmazione. Di fatto questo poi è un linguaggio, anche se appunto con i blocchi, però è un linguaggio di programmazione che è molto intuitivo e semplice, e però appunto si fa appunto il programma Salve Mondo per verificare il corretto funzionamento del compilatore. Quindi partiamo insieme, se l'avete scaricato possiamo farlo anche insieme, e vediamo con File, andiamo su File, Nuovo, quindi apriamo
un nuovo programma di InfluoGoritme. Questa è già la schermata iniziale, quindi vedete il blocco di inizio e il blocco di fine vengono già predisposti all'origine dal sistema. Quindi partiamo già con questa configurazione. A questo punto direi che la cosa migliore da fare è sempre salvare preventivamente qualsiasi programma in modo da non perdere eventuali passi che si sono fatti nel caso in cui ci fosse un'interruzione, ad esempio, della corrente, eccetera. Quindi io faccio di solito così, seguitemi, vado su salva e qui, beh, qui ho altri programmi, quindi di solito vedo una sequenza di programmi, quindi vado in sequenza, scrivo 41 e il nome significativo del programma stesso, quindi salve mondo. Adesso l'abbiamo salvato, periodicamente poi vado a salvare sempre sul dischetto, quindi in modo molto semplice. A questo punto clicchiamo qui, vedete, sulla freccia, ci spostiamo sulla freccia nera che diventa arancione, tasto destro del mouse, si apre questa schermata dove impareremo poi a utilizzare i vari blocchi. Quindi abbiamo detto voglio mettere una scritta, voglio che il computer metta una scritta, quindi apro il blocco di scrittura, vedete che lui inserisce questo blocco di scrittura, vi faccio notare che ogni blocco ha poi una diversa forma, proprio per visivamente indicare già il tipo di operazione che svolge il blocco stesso. A questo punto clicchiamo sul blocchetto, doppio clic, si apre questa finestra di dialogo, che tra l'altro possiamo anche spostare, e qui inseriamo la nostra frase. La frase deve essere compresa tra i doppi apici. I doppi apici si trovano in alto a sinistra sopra il numero 2. Quindi doppi apici e scrivo la frase al suo interno. Ad esempio, ciao a tutti. Ok, e vedete che il programma riporta quello che sarà il mio output. Quindi in questo primo esempio non abbiamo input, abbiamo un output e il programma eseguirà adesso la conversione, quindi convertirà scritto che ho messo, questa scritta in questo caso, la convertirà in codice binario, una sequenza di 0 di 1, in modo che poi il computer la possa eseguire. Per attivare l'esecuzione c'è questa freccia verde, vedete? Quindi andiamo, quindi alla fine possiamo usare semplicemente questi due pulsanti per programmare, molto semplice. Comunque facciamo esegui e vedete che si apre la finestra di esecuzione, quindi il programma ha eseguito il mio ordine e ha pubblicato questa scritta. Ciao a tutti. Bene, io direi che come prima lezione è sufficiente. Provateci. È molto semplice e questo ci aprirà le porte per utilizzare un compilatore molto semplice, vedete, che ci consente di scrivere un qualsiasi tipo di programma. Quindi un passo alla volta entreremo in questo mondo che vedrete molto interessante, soprattutto perché non siamo passivi di fronte a un computer, ma possiamo essere attivi, quindi scrivere noi i nostri programmi. Spero che questa lezione abbia interessato anche i ragazzi più giovani, quindi saluto signore e signori e ragazzi e ragazze e ragazzi. Grazie di tutto, alla prossima, ciao!